Amici da Tactical Raiders, oggi siamo ospiti dello Shooting Club Polizia di Stato Bergamo con il nostro amico Vezzoli in occasione dell'inaugurazione della loro nuova area dinamica, dell'isola dinamica qui al poligono Cieli Aperti di Cologno al Serio Bergamo. Per l'occasione hanno allestito una gran bella garetta, molto varia, un bel trigun veramente interessante. Io li stavo giusto guardando prima con la pulina in bocca, però adesso passo la parola al padrone di casa che ci dirà un po' tutte le cose che hanno fatto e le novità per questo 2022. Bene, allora ciao a tutti, dal gennaio 2022 parte questa nuova esperienza con questa nuova realtà che siamo riusciti ad ottenere con la proprietà di Cieli Aperti, e quindi l'allestimento di questa nuova area dove abbiamo due stage di tiro per adesso, con una piccola zona di accoglienza, e in quest'area ospiteremo l'attività addestrativa del nostro club. Potremo fare dei corsi di abilitazione per il livello bronzo piuttosto che attività di tiro, diciamo così, ludico sportivo, e per, diciamo così, dare importanza a questo evento di inaugurazione abbiamo voluto allestire questo trigun, ovvero una garetta tra amici dove vengono impiegate tre tipologie di armi: una carabina o PCC, che quindi calibri da carabina o calibri da pistola, comunque è un'arma lunga, un calibro 12 ad anima liscia e la pistola. L'esercizio che abbiamo allestito prevede 81 cartucce, 15 con la carabina, 16 con il fucile e 50 con la pistola. Le distanze di ingaggio vanno da 1 a 25 metri. Abbiamo bersagli di vario genere per la carabina, cartacei e anche dei clays frangibili a 25 metri. Per il 12 abbiamo piastre metalliche abbattibili, un clays bonus volante che sta facendo, diciamo così, divertire tutti, e per la pistola abbiamo bersagli abbattibili e bersagli cartacei alle varie distanze che abbiamo detto prima, in più qualche cosa di mobile che anche lì diverte. Diciamo che nell'allestimento dell'esercizio abbiamo voluto dare spazio sia alla precisione che alla velocità, ma soprattutto all'abilità di maneggio e sicurezza delle armi, perché è l'elemento fondamentale nell'attività di tiro operativo, diciamo così, il maneggio in sicurezza. Quindi anche negli spostamenti, in queste cose qua, noi diamo il massimo dell'importanza a questo aspetto. E devo dire che ad oggi siamo intorno ai 160 partecipanti fino adesso, manca ancora mezza giornata, quindi spero di arrivare, non ci credo, però mi piacerebbe arrivare a 200. Non abbiamo avuto nessun problema di sicurezza, quindi siamo felici. Non avevo dubbi. Ma facciamo un giro un attimino, fai gli onori di casa, vediamo un po' com'è il campo nuovo. Va bene, volentieri. Nel primo campo che abbiamo a disposizione abbiamo allestito le due aree destinate al tiro con la carabina e con il calibro 12. La partenza è di fronte al tavolo con le due armi cariche appoggiate sul bancone. Dall'interno della shooting area abbiamo sul lato sinistro due mezze carte ostaggiate all'interno di un Audi che ci guarda minacciosa, e un'altra sagoma ostaggiata lì sulla sinistra. Una volta ingaggiate questi tre bersagli, si passa attraverso l'apertura sotto il banco ad ingaggiare tre mini target a 25 metri e tre piattelli da trappa a 25 metri. Una volta terminato l'esercizio con la carabina, che finisce qua, l'arma va scaricata, e quando l'arbitro dà il libero, quindi l'arma è certificatamente scarica, il tiratore può alzarsi, prendere il fucile e accedere alla seconda area di tiro. Allora, qui abbiamo quelle due piastre, una grande e una piccola. Quella grande aziona il clays bonus, che adesso Fred ci fa vedere. Una volta colpito quel clays al volo abbiamo 10 secondi di vantaggio, diciamo così, di bonus da scalare dal tempo massimo. Qui abbiamo 5 bersagli abbattibili e 2 penalti da non abbattere. Le eventuali cartucce integrative devono essere appoggiate sui vari supporti, non possono essere tenute addosso del tiratore. Da quest'area abbiamo invece i sei piatti sulla bancata e i due piattini col penalty centrale. Una volta certificato che l'arma è sia scarica anche da questa parte, viene abbandonata sul tavolo e il tiratore disarmato si sposta nella seconda zona. Arrivati nella seconda zona, il tiratore trova l'arma carica sul bancone, sul tavolo qua,
trova due sagome subito qua che lo aspettano, due bersagli metallici a 25 metri là in fondo, quello inferiore libera una mezza sagoma. Bang! Da ingaggiare anche quella con due cartucce. Dopodiché il tiratore si sposta all'interno della supinaria, attraverso questa finestra trova altre due sagome. Da questa apertura un bersaglio metallico abbattibile, 5 piattelli ribaltabili sulla dual entry. Una volta colpito il piattello diventa rosso, quindi ci certifica che è stato colpito. Abbiamo due mezze sagome da qui. Da questa apertura abbiamo tre sagome intere, un bersaglio abbattibile che aziona una sagoma mobile. Bang! Da quest'altra apertura abbiamo quattro sagome fisse, di cui una staggiata che si vede anche dall'altro lato, un bersaglio abbattibile che aziona uno swinger. Attenzione, pam pam, che ci si presenta giusto il tempo per farsi fare due buchi. Dopodiché ci si sposta attraverso l'ultima apertura e abbiamo le ultime quattro mezze sagome con quella ostaggiata che però vedevamo già sull'altro lato. Ecco, questo è l'esercizio che siamo riusciti ad ottenere all'interno di questa ampia, finalmente ampia area a nostra disposizione, e proprio in quest'area che è quella a ridosso dell'ingresso è quella che sarà destinata poi dopo ai vari corsi che andiamo a fare, diciamo, perché è così un po' più riservata, un po' più tranquilla, quindi siamo lontano un po' dal caos della gente che entra, che fa, che disfa, e qui riusciamo a essere un pochettino più intimi, tra virgolette, nella nostra attività. Cosa devo dire? Complimenti a tutti loro perché hanno messo in piedi veramente una bella gara, complessa, particolare, anche con vari trick che fanno smattare noi tiratori. Quindi, cosa devo dire, mi dispiace non essere riuscito a partecipare per vari motivi, mi accontenterò di guardare le sue opere e le sue azioni in video, magari sarà per la prossima volta. Mi devi far ricordare una cosa importante, non so se ci si è accorti, ma qua il brand di che la fa per la maggiore è Beretta, il quale ci ha omaggiato di due pistole, una 92X full size e una Beretta ATX full size, che verranno estratte a sorte tra tutti i partecipanti. Ecco, questo ci tengo, perché nella gara adesso, siccome è stato motivo di diatriba all'interno del consiglio direttivo, perché io non volevo partecipare alla gara. No, devi partecipare. Allora, io ho partecipato alla gara, ho sparato ieri, quando abbiamo avuto un attimo di pausa siamo riusciti a sparare anche noi dell'organizzazione, e la classifica prevede un ordine di arrivo che viene, diciamo così, a vincere una medaglietta, okay, ricordo dell'evento, ma i premi quelli veri, quindi abbiamo detto queste due pistole, un orologio Marathon serie Navigator bellissimo, una serie di palle offerte dalla Shooting Technology, e quindi tutti questi premi, diciamo così, di rilievo, sono tutti a estrazione tra tutti i partecipanti. Equità totale. Quindi diciamo così, il motto è divertirci con un obiettivo. Vincere la garetta della salsiccia può avere una soddisfazione di un certo tipo, magari vincere una gara dove in classifica ci sono anche tiratori di un certo rilievo, anche se magari non arrivi primo, ma arrivi anche solo secondo. È la stessa possibilità di portarti a casa il bottino. È comunque una cosa equa che abbiamo deciso di strutturare così, e penso che l'affluenza che abbiamo ottenuto lo dimostri in maniera sincera. Eccoci. Bene, allora per oggi siamo arrivati alla fine. Dallo Shooting Club Polizia di Stato Bergamo, io e Roberto vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao! Ciao!